Firenze, agosto 1944. Un documentario di Amerigo Gomez e Victor De Santis. Tutte le registrazioni di questo documentario sono inedite e vennero effettuate in Firenze fra il 31 luglio e il 30 settembre 1944. Mia città, 10 anni sono passati. Le tue antiche bellezze non sono invecchiate per questo tempo, anzi le case nuove della periferia ti hanno forse ringiovanito. Io, da allora, non ho più la mamma. Ho preso moglie, ho un figlio che fa già la seconda. Questa è la sirena di una fabbrica vicino alla mia casa e da qui sento passare i treni e la sera nei bianchi palazzi di fronte vedo la gente a cena dalle finestre aperte come tante vetrine. 10 anni fa non era così. Ho riaperto il libro del tuo passato. Una cassa di dischi che hanno atteso in cantina di poter fare ascoltare la straordinaria storia che vi è incisa sopra. Non ti stupire, mia città, se qualcuno allora pensò di registrare la tua voce. Victor De Santis ed io fummo spinti temerariamente a questo per l'amore che ti portiamo. Quello stesso amore che oggi, caduti gli odi e i risentimenti, è restata solo l'esperienza umana di quel tragico tempo, ci fa ricordare quei giorni. Radio Londra dice la sera del 31 luglio. In Italia le truppe alleate ferrano sempre più su Firenze, nonostante la tenace resistenza nemica. All'occidente della città, truppe della Stava Armata hanno raggiunto la sponda meridionale del Tesa e dell'Arno, dove i due fiumi confluiscono a circa 20 km da Firenze. E nella città che avviene? È il 3 di agosto. Un'auto passa per le vie con un annuncio. È l'emergenza. Le pattuglie delle forze armate germaniche che hanno l'obbligo di sparare su queste stazioni che saranno trovate sulla strada, oppure che si mostreranno alle finestre. Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada, oppure che si mostreranno alle finestre. Le strade si fanno deserte, le finestre si chiudono con secco rumore. Nelle case ha inizio l'attesa e la grande paura. La notte rimbomba cupa di cannonate lontane, ma pare che ad ogni colpo insensibilmente si avvicinino, e già all'orizzonte, dalle terrazze, se ne distinguono i lampi. Quasi 5 divisioni scelte tedesche fanno fronte alle truppe dell'ottava armata. Reparti di una divisione indiana hanno attraversato il fiume Pesa su di un vasto fronte e a sud di Montelungo hanno avanzato di 2 chilometri. Frattanto, unità neozelandesi hanno rafforzato le loro posizioni che corrono da San Michele a La Romola. Dall'altro lato della via Cassia, reparti britannici si muovono verso il sud. La città è senza luce, senza acqua, interrotte le comunicazioni telefoniche. Nelle case si fa un po' meno buio a notte con lumini ad olio e si cucina la polvere di piselli, spesso bruciandole su pellettili perché ogni combustibile manca. Dalla fessura di un portone in via Martelli, il nostro microfono clandestino coglie una fase dello smantellamento delle linee aeree del tram. Agganciati a robusti autocarri, i fili di rame vengono sradicati dai muri. Ma di tutti i rumori, il più tragico è quello delle mine. Non sempre il nostro microfono è capace di contenerlo tutto e la puntina che incide sobbalza sul disco come atterrita.
Quale ponte starà saltando nella notte? È tutto rosso il cielo sull'Arno. Le cave appoggiate da reparti britannici della guardia sono entrate nei sobborghi della città nelle prime ore di ieri. Pattuglie esploranti, spintesi innanzi per prendere contatto con il nemico, hanno constatato che 5 dei 6 ponti sull'Arno erano stati distrutti. Uno di essi, il ponte della Trinità, era una delle più perfette opere d'architettura del Rinascimento. Il ponte vecchio è stato rinvenuto... Gli alleati sono giunti nei sobborghi meridionali della città. Il duello delle artiglierie si incrocia ora nel cielo notturno di Firenze, visitato a tratti da un fantomatico aereo che non si sa bene da quale parte tenga. E possiamo fissare su un disco, con i rintocchi della Torre d'Arnolfo e il miagolio delle granate sulle nostre teste, questo allucinante momento. Nelle case, o meglio nelle cantine ove si discende più volte, si fa la rassegnazione al terrore notturno. Qui hanno trovato modo di terrorizzarci come col B1, eh? Solo provato la figlia. Scalza, scappare, senza nemmeno nulla, senza il cappotto, senza la borsa, niente, non si è preso nulla, tutto si è lasciato. C'è il grido dei sibili, poi vicinissimo. Mi sembra che siano verso Piazza San Lorenzo o Piazza Vittorio. Sì, dove per il pane, poi anche senza acqua, io no. Scende la notte del 10 agosto, 10 anni fa, e Radio Londra dice: offensiva alleata da Arezzo minaccia di aggirare Firenze da nord-est. In questo settore Montegrillo, sulla strada di Bibbiena, conquistato da reparti dell'ottava armata. Sono in corso aspri combattimenti. Le altre posizioni tedesche a sud dell'Arno vengono gradatamente eliminate. A tarda notte le ultime temibili pattuglie di paracadutisti tedeschi ricevono l'ordine di ripiegare ai margini settentrionali della città, e così il loro passo risuona per l'ultima volta per le vie del centro. E giunge l'alba dell'11 agosto. Nello stupito silenzio della desolata città corre un fremito improvviso, come portato dal suono di una storica campana, la martinella di Palazzo Vecchio, e per le strade, all'atteso segnale, dilagano, fatte visibili a tutti, dopo mesi di attività clandestina, le formazioni partigiane. Vanno veramente incontro al nemico cantando tra gli applausi ed i fiori.
In piazza Cavour siamo di nuovo in prima linea. I franchi tiratori rendono impossibile una vita normale cittadina col tiro micidiale delle loro armi inagguato dalle finestre e dagli abbaini. De Santis può così portare il suo apparecchio di registrazione al battesimo del fuoco. Attenzione ai rinari che c'è. Registri, registri. Il bustino lì alla finestra. Vedi quel bustino, lì vi spara, anche là le altre. Lì all'angolo, eh? Sì, sì, all'angolino. Buono. Allora sai che facciamo? Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presso a noi. Senti, perché si può buttare via, fa più. Madonna. Non so se mi sei incantato, accidente. Un moschetto si è incantato. Il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi, correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento. Dai, semina, semina, semina! Va al passeggero della notte, la solita. Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo. È stata divisa in tanti settori nei quali sono state inquadrate le squadre di azione poste militarmente agli ordini di comandanti di zona per ciascun partito politico organizzato. Tutto questo lavoro è stato fatto clandestinamente. Finalmente è venuto il momento dell'azione e abbiamo dato il segnale prima ancora che gli alleati attraversassero la zona dell'area. Mi recai sul posto, però gli elementi erano appoggiati da fuoco dei carri armati Tigre, le che dall'altra parte del Mugnone battevano le nostre posizioni. Chiesi ausilio ad altri reparti armati di armi pesanti e mi mandarono la compagnia della seconda compagnia della brigata Lanciotto, di cui il capitano fu ferito pochi minuti prima di me. Ricacciammo i tedeschi al di là del Mugnone e, anzi, avevamo già tutte pronte le pattuglie per attraversarlo e ricacciarle dalle loro postazioni. Se non che, con i razzi, loro cominciarono a chiedere ausilio dell'artiglieria e ci batterono con mortai da 45. Però noi continuavamo nella nostra azione e il ponte a San Donato attraversammo dall'altra parte. Se non che... Tra le locomotive della stazione impegnammo subito un discreto combattimento. Rimasi ferito dopo circa, non so, sarà stato un'ora e un quarto, un'ora e mezzo di fuoco. In questo breve periodo vidi però con quanto ardore e con quanto animo combattevano i miei ragazzi. Armati solo di moschetto contro armi numerose e superiori delle nostre. Sgattaiolavano da una locomotiva all'altra cercando di scovarli al migliore possibile, tanto che potemmo vedere l'effetto delle nostre pallottole. Ma purtroppo dopo
dovremmo ritornare dei passi addietro, dato che loro erano molto più. Firmato dal tenente generale Noel Mason McFarlane, commissario capo della commissione alleata di controllo, proibisce ai civili di essere in possesso di armi o di materiale bellico se non puniti di permesso del governo militare alleato. Questa proibizione è, con la presente, dichiarato applicabile a tutti i partigiani e agli altri civili che si trovano a nord del fiume Arno, nella città di Firenze, dopo le ore 20:30 di questa sera. Secondo. I'm very glad to have the opportunity of seeing partisans who fought with my troops so successfully in the Florence area. È contento di avere l'opportunità di ispezionare i patriotti che hanno così bene combattuto insieme ai suoi truppi nella zona di Firenze. Here, the fighting is already over, and the next task is to start to rebuilding the social structure of Italy. Qui ormai la lotta è finita. Il compito ora avanti è di ricostruire la struttura sociale dell'Italia. I wish to thank you for all you have done, particularly what has been done in this area. Vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto, soprattutto in questa zona qui. La città comincia a sentire il dolore delle ferite. Tenta di seppellire tutti i suoi morti. Piange il bel ponte distrutto. Divide il povero cibo con gli innumerevoli profughi che la risacca della guerra ha sospinto tra le sue mura, ritenute immuni da ogni pericolo. Le macerie intorno a Ponte Vecchio sono meta di ininterrotto pellegrinaggio. Quella scaletta lassù, come sapete. Questi negozi nessuno arrivò a levar nulla. Ma perché vuole, nessuno prevedeva una cosa. No, perché ne andarono anche il comando tedesco a domandarvi se proprio dovevano sgomberare, vero, se dovevano portare via la roba. Oh, niente, ma che? Gli rassicurarono proprio che... Andiamo, signori, via, circolatevi, via. Andiamo, se le mine, via, del pericoloso. Andiamo, signori, per piacere, via, passare perché è pericoloso, ci sono le mine, via. E ce l'hanno scritto anche, mine. Oltre il monte inverosimile delle macerie minate di via Guicciardini, Pitti, il Palazzo dei Re, accoglie nei suoi saloni quasi 5.000 profughi. Un bel lavoro tenerli a bada tutti, per il sovrintendente che li ha ospitati qua dentro. Non sapevamo dove mettere questa gente a dormire, li abbiamo messi un po' dappertutto, nella cappella palatina, nei cortili, nei palazzi, nel quartiere reale, un po' dove abbiamo potuto. In certi momenti abbiamo toccato una punta di 4.600 persone alle quali abbiamo provveduto, senza contare una certa popolazione fluttuante che mangia e vive, si può dire, ai margini del Palazzo Pitti. Noi distribuiamo ogni giorno 5.000 minestre. Abbiamo provveduto di pane per tutta questa povera gente. Servizio di vigilanza. Non spingete. Avanti. Via, quattro razioni, giù. Una. Numero 5, eh? Due. Una razione qua. Facciamo. Tre. E quattro, pronti? Via. Volti michelangiolescamente scolpiti dalla sventura. Esce dalle labbra di questa donna, che pare abbia 100 anni, un misterioso racconto. Da dove sarà giunta? Io, signor. Noi siamo provincia di Gamba e Basso. Siamo provincia di Gamba e Basso, signor. E noi siamo paese, si chiama Scapoli del Turno. Poi c'è quelli di soldati. A via di notte, quattro nuovi, tutti che la portano alla mona, per sparare. Fuori, qua, vuoi essere a casa, fuori. Devono lasciare, tutto da vino, roba piena. Ma tutte cose, fasure, alcune roba, maiala. 5.000,
arrivano talvolta notizie dalle famiglie lasciate oltre le linee. E per la gente felice, la guerra è finita. Alle 2 di notte vennero con le macchine, si aveva una bottega di alimentari, si doveva fare il pane per la popolazione, ci sapeva da dare. Ci presero tutti, ci presero un negozio, ci misero fuori e ci portarono a dormire in un'altra abitazione. Dice, venire a dormire in altra casa, qui non potete stare civili, insomma ci portarono via e io venne a rifugiarmi qua all'ospedale. Sicché il figliolo li aveva a Firenze, rimase qui con la moglie. Dopo 10 giorni la mia moglie mi va a Firenze e non potevo più ritornare qua perché non lasciavano passare. Sì, sono stato 20 giorni mezzo morto, con febbre, eccetera. Mi sono ricoverato all'ospedale stamattina, sono partito, sono andato a trovare la famiglia, ho ritrovato tutti. Ho una felicità di contentezza addosso, non posso nemmeno parlare perché sono anche io. In centro la vita ha ripreso, ma alla periferia si combatte ancora. La guerra vi si è cronicizzata. È come un'infezione di cui la città non riesce a guarire del tutto. Sotto il campanile di Giotto arrivano come da un altro mondo le notizie dei quartieri di San Gervasio e di Rifredi. Oh, reverendo, come ha fatto a passare? Ho preso una bandiera bianca con una croce rossa e sono venuto così, in mano di Dio. Beh, e come si fa? C'è pericolo di a passare? Tirano? Per ora c'è ancora pericolo. Fino a ieri era impossibile passare addirittura. Oggi un pochino si passa. Tedeschi o franchi tiratori? Chi lo sa, si vede anche qualche tedesco certissimamente. Ma si sente colpi di mitragliatrice oppure colpi solo pizzini isolato? Colpi di mitragliatrice, bombe a mano e anche un cannoncino mortaio. Come state per l'acqua? Per l'acqua ci arrangiamo con i pozzi di fortuna. Acqua non bevibile che si cerca di bollire per renderla un po' migliore. Pane? Per il pane? Per il pane da 5 giorni non abbiamo avuto più neppure il grano come avevamo prima. La gente è tutta chiusa nei rifugi, oppure nei terreni delle case. E non si può neppure mettere fuori il naso dalla finestra che subito sparano addosso. Se voi venite a prenderlo, io dal comune ve lo faccio dare. La difficoltà è venirci. Io penso che l'unica cosa è di prendere una bandierona bianca, mettere la gente tutta in processione e venire qua giù a prendere il pane. Guarda che il parroco di San Gervasio fa già dei convogli e passa il ponte del Pino dove tirano ugualmente, fa convogli di donne. L'unica cosa è questa. Poi laggiù siamo addirittura fuori del mondo. Da parecchi giorni non sappiamo più che cosa avviene. Per esempio, fino a stamani non si sapeva che il centro era occupato dagli inglesi. Si vociferava, ma non si sapeva affatto. Da stamani è riuscita a venire una donna e ce l'ha portato, ma non come certo. E quindi stasera me ne sono accertato. Potete corrispondere con la zona oltre il ponte, oltre il cavalcavia? Fino ad oggi non siamo riusciti. Ad ogni modo cercate di prendere contatto, se è possibile, magari mandando una donna, oppure valendovi di suore o di medici. Lì ci deve essere ancora qualche medico. I medici in genere li fanno passare. Quindi vedete di prendere contatto e se c'hanno qualche bisogno faccelo sapere. La luce ancora non c'è, ma l'acqua è tornata alle fontane pubbliche. Sono ricominciate le code. Nel sole dell'agosto che passa, torna il vivace spirito dei tempi buoni. Io lo so, dacci sempre acqua, mi trovo all'acqua invece, è il latte dopo. Sì, dopo si sbagliano, sai. Non l'attaio? E le un po' si venga senza latte. Si è istintivamente gentili con questi soldati che abbiamo conosciuto col volto buono dei vincitori. Nome cognome Cox, capisci? Ma, nome? Nome Ronald. Ronald. Non Roland, Ronald. Dove siete nato? Vicini di Londra. Come? Speriamo che get up in here presto. Ritorna a Inghilterra, casa e parenti. Berlino, poi Inghilterra. Oh, no, non piace. I soldati russi, Berlino prima. Squadre di genieri con poderosa attrezzatura meccanica smassano le macerie e riattano con ponti militari i passaggi sull'Arno. Sono per lo più negri. Buongiorno. Buonasera. Comprendeteci, è per noi un momento di grande emozione quando per la prima volta si diffonde nell'etere, dopo settimane di silenzio, la voce della nostra stazione risorta dalle macerie. Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze liberata. Alle nostre ascoltatrici ed ai nostri ascoltatori, buongiorno.
Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire. Ecco il programma della giornata. Potete ora ascoltare... la guerra si è spostata a nord. La città ha chiuso le sue giornate di angoscia. Il Duomo è gremito per la prima solenne funzione. Mi presento a voi dopo 5 anni di guerra sanguinosissima, dopo mesi di infinito travaglio, dopo le settimane di agonia che ha sofferto la nostra città il luglio ed agosto scorsi. Quando le sorti d'Italia furono decise, mi adoperai perché, se non tutta la mia vasta diocesi, almeno questa città, in vista del suo storico passato e delle sue artistiche glorie uniche ed immortali, fosse salvata. E così fossero salvi i suoi abitanti, e non vi sono riusciti. Ora a me non rimane che ricordare con voi il nostro comune martirio. Prima però mi sia lecito osservare che se noi confrontiamo la nostra Firenze con la sorte di altre città sorelle, dobbiamo dire che un qualche beneficio lo avemmo sopra di loro. Per modo che quanti, dopo visitate altre città, giungono a Firenze, la chiamano fortunata. Ne sia ringraziato il Signore. Dalle finestre senza vetrate di Santa Maria del Fiore cade la luce del settembre sulla popolazione in preghiera. Te Deum laudamus, perché altri e peggiori mali sono stati risparmiati alla nostra città. 10 anni sono passati. Fa, o Signore, che i tuoi figli ricordino le loro sofferenze e i loro errori, come tu certo hai memoria dei loro meriti e dei loro sacrifici. Fa che dal pianto fiorisca la speranza e che questa non cancelli il santo ricordo del dolore. Fa che sulle dolci colline della città poggi sempre un orizzonte di pace. Fa che il mondo si specchi nella serenità del suo cielo. Avete ascoltato Firenze, agosto 1944, un documentario di Amerigo Gomez e Victor De Santis.